HR e diritto del lavoro. Partiamo con la prima categoria, studi e boutique legali professionali. Il premio è quello di studio professionale dell'anno, gestione e amministrazione del personale. Il premio va a Benfatto Associati. Andiamo subito a leggere la motivazione. Per essere apprezzato dai clienti per la capacità di offrire un supporto di consulenza a tutto tondo, con una visione lucida e tempestiva del mercato del lavoro. Lo studio risponde sempre in modo puntuale alle esigenze dei clienti, offrendo un servizio qualificato nell'ambito della consulenza, della gestione e dell'amministrazione delle risorse umane. In collegamento con noi Leonardo Benfatto, consulente del lavoro e socio fondatore. Complimenti intanto e benvenuto. Grazie a voi del riconoscimento e mi riallaccio a quello che ha detto poco fa l'avvocato Boffoli, che viviamo in un periodo molto difficile e che noi professionisti in questo periodo complicato siamo stati di aiuto a molte aziende. Il nostro obiettivo da sempre è stato quello di aiutare le imprese a tracciare un percorso per affrontare il difficile e complesso mondo normativo che caratterizza il diritto del lavoro e di conseguenza le attività della nostra professione. Da sempre siamo stati partner a fianco alle aziende, ci sediamo allo stesso tavolo, dallo stesso lato, nel senso che i problemi delle aziende li facciamo propri e cerchiamo di aiutarli ad affrontare qualsiasi tipo di difficoltà. Lo studio ha iniziato la propria attività negli anni 80 e si è consolidato nel tempo grazie a una forte collaborazione familiare tra me e mio zio, che ha aperto lo studio nei primi anni 80. La passione e la tenacia hanno condotto un ruolo determinante nella crescita e nell'evoluzione dello studio, ma la forza principale dello studio è il gruppo che lo compone, il gruppo che ogni giorno mette il proprio impegno nel garantire il miglior servizio possibile con esattezza e scrupolosità. L'abbiamo visto da febbraio, dallo scoppio del coronavirus, non ci sono stati giorni di tregua, i decreti si susseguivano costantemente anche nei weekend e quindi abbiamo cercato di supportare i clienti, le aziende, giorno per giorno informandole di tutte le novità che sono state pubblicate, che sono state rese note, anche tramite non la classica informazione tramite la Gazzetta Ufficiale, perché comunque ci sono susseguite dirette Facebook, LinkedIn, certo. E qualsiasi canale telematico era utile per trasmettere informazioni. E oggi noi riusciamo a seguire i clienti grazie all'evoluzione tecnologica che ha mutato profondamente il nostro operato. Si è sostituito il lavoro manuale dei primi anni 80-90 con l'informatizzazione e gli algoritmi e efficaci automatismi. Certo. Questi per noi non sono una minaccia ma un'opportunità, perché ci permette di dedicarci alla base della nostra professione, ossia scegliere delle situazioni, delle soluzioni normative più corrette per i clienti. Quindi abbiamo il tempo di dedicarci allo studio della normativa per trovare la forma più corretta per l'applicazione. Ecco, io le chiedo l'ultima cosa. Nella motivazione che ho letto poco fa appare una parola che apparentemente non si associa al periodo che abbiamo vissuto, quello del coronavirus, cioè una visione lucida. Com'è stato possibile essere lucidi? So che magari questo porterebbe a mille parentesi aperte, però insomma, se ce lo dice proprio in chiusura. La lucidità cerchiamo di affrontare, di applicarla tutti i giorni, nel senso che ci impegniamo ad offrire all'impresa un supporto leale e concreto di cui hanno bisogno. Quindi noi crediamo fortemente nella correttezza, nell'impegno, nell'onestà profonda, proprio perché cerchiamo di seguire le norme il più possibile per arrivare a un beneficio reale per le aziende e i lavoratori. Quindi certo, diamo le informazioni e le risposte applicando la norma. Questa è l'unica lucidità che ci permette di dare dei risultati concreti. Benissimo, allora io ringrazio Leonardo Benfatto, consulente del lavoro e socio fondatore appunto di Benfatto Associati. Complimenti per il premio, a lei e a tutto il team.
Grazie, Grazie, buona serata. grazie. Grazie Buona ancora. serata a lei e noi appunto proseguiamo con la nostra serata.